Questo è un progetto che mi è nato del cuore perché, essendo io la unica donna ingegnere in un consiglio come il Consiglio Nazionale dell'Ingegnere, ho sentito la necessità proprio di portare avanti le lotte che abbiamo fatto noi sempre, donne, per portare avanti i nostri sogni, di crederci veramente in quello che facciamo e soprattutto in una professione come questa di ingegnere, che veramente, come si è dimostrato oggi, chi lo fa e perché ci tiene veramente. Noi con questo progetto vogliamo rilanciare a queste donne ingegnere che hanno lasciato un segno importante, che veramente hanno lavorato, hanno creduto in se stessa, in tutte le cose che hanno fatto per poter portare avanti veramente con grande emozione, con tanto sacrificio, questa esperienza dell'essere ingegnere. Speriamo in un futuro poter continuare avanti questo progetto e portare soprattutto ai tavoli istituzionali, anche al mondo politico, delle soluzioni concrete, perché noi come ingegnere le cose le conosciamo e vogliamo delle risposte e ci mettiamo a lavorare per primi per cercare di risolvere questi problemi che ancora ci sono. Le donne con molte difficoltà a poter combinare studio e lavoro, perché noi continuiamo in una professione come questa di ingegnere a studiare, a continuare a imparare e a lavorare, quindi ci abbiamo la necessità proprio delle risposte concrete da parte delle istituzioni. Poi al tavolo delle istituzioni, perché sicuramente è molto importante, però potete anche rivolgervi ad esempio al mondo civile, quindi alle scuole. Certamente noi, come la presentazione di questo progetto, vogliamo lanciare anche i presidi proprio degli istituti tecnici per incoraggiare queste ragazze che oggi finiscono gli studi a intraprendere la professione di ingegnere, che è veramente una professione bellissima, ci teniamo tanto per spiegare che veramente dietro di quelle strade, delle lunghe fatiche, dei tanti studi, c'è la luce e c'è un riconoscimento vero.